ha conosciuto un sacco di persone che poi sarebbero o sarebbero diventate famose o forse lo erano già, dai Ma poeti ai che ne pittori. so, Persino Dario Fo che faceva lo sportivo, questo non lo come sapevo. no, correva con me, ma se lo ricorda più lui di me. Perché io allora ero conosciuto da tutti, lui non lo conosceva nessuno allora, infatti mi ha portato un bel quadretto che lui è bravo a dipingere, che me l'ha regalato, ma lui non era ancora Dario Fo, ero uno dei tanti che veniva lì a gareggiare sul campo della Gallaratese. Lucia Bosè che era cameriera al Gallo. Ma quella è già del 47, e lei lo Sì, racconta, più non avanti. io, che mentre faceva la commessa da Galli lì a Milano, vendeva i marron glacé, Sì. ha incontrato anche me e lei racconta che mi mancavano le Pensa. ali per essere una. Ma lo racconta lei, non lo dico io, infatti non volevo neanche che lo Ci vuoi in scrivessero. mente Marcello Marchesi? Invece. No, Marcello Marchesi, perché erano, erano lì tutto un gruppo che io incontravo, perché in via Pascoli c'era la redazione dove hanno fatto. Chi era? C'era Che una ha roba fatto di il persone. Bertoldo, no? Esatto, sì. In concorrenza col Marco Aurelio. Esatto. E loro ha messo lì una squadra straordinaria, questo Bertoldo, perché Guareschi, Marcello Marchesi, Metz, Simili. E c'era pure, io racconto lì la storia, che c'era una ragazzina con le trecce che portava i rotoli ed era la Mondaini, perché suo padre dipingeva sul Bertoldo. E loro frequentavano questo bar Grillo, che c'era il biliardo, tavoli da gioco, ed era frequentato proprio, io vivevo lì in città studi, per cui li ho conosciute queste persone.